come si applica la licenza Creative Commons? Se voi siete dei creativi, e credo che una platea come questa, soprattutto quelli che verranno domani poi a seguire i laboratori e la parte di consulenza, sarete interessati a capire come si applica una licenza Creative Commons. Qua ho bisogno di andare sulla rete. Vi faccio vedere semplicemente il sito creativecommons.org. E andiamo sulla sezione Share Your Work, cioè condividi il tuo lavoro. Cioè, io sono un creativo che vuole diffondere la sua opera con una licenza Creative Commons. Cosa succede? Che, allora, in realtà voi adesso siete in una situazione per cui dovreste avere gli strumenti sufficienti per sapere già qual è delle sei licenze quella che fa il caso vostro. Però uno che non ha avuto la fortuna che avete avuto voi di seguire un seminario come questo, non ha molto dimestichezza, no? Con queste sei versioni, queste le clausole, i simbolini. Quindi per orientare questi utenti, Creative Commons ha creato una diciamo procedura guidata. Eccola, si apre, ok. Praticamente cosa succede? Creative Commons vi fa due domande, voi rispondete a queste domande e sulla base della risposta vi dice qual è delle sei licenze quella che si adatta ai vostri desideri. Vedete, dice. Dopo vi faccio vedere, anzi zoom un attimo così lo vedete subito. Consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera? Sì, no, sì, fin tanto che anche gli altri condividano allo stesso modo. Queste sono le tre opzioni. Se noi cambiamo, vedrete che sotto il login cambia. Visto che è comparso il condividere allo stesso modo, la C rovesciata. Oppure no, mi mette il login del non opere derivate. Se cambio anche qua, cioè permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali, no, mi compare il simbolino del dollaro barrato, che è il simbolo del non commerciale. Poi cosa succede? Questa procedura guidata ci dà anche una stringa di codice HTML, su cui bisognerebbe avere un po' di competenze informatiche, magari alcuni di voi ce le hanno e possono capire. Praticamente noi prendendo in questa stringa di codice ci sono tutte le informazioni che sono arrivate da queste risposte sotto forma di linguaggio di metadato, si dice tecnicamente. Quindi io posso infilare questa stringa di metadati nel footer della mia pagina web e quindi sto dicendo automaticamente compare questo disclaimer, che è diciamo questa anteprima nella pagina web. Ma soprattutto la presenza di questi metadati permette ai motori di ricerca di percepire che in quella pagina c'è una licenza Creative Commons. Ok, quindi vuol dire che Creative Commons sostanzialmente non fa un'opera di raccolta delle opere. Il database di Creative Commons è il web, è la rete. I motori di ricerca poi, se l'autore ha lavorato correttamente, sono in grado di sentire, di percepire fin dall'inizio se in quella pagina c'è una licenza Creative Commons, c'è un contenuto con una licenza Creative Commons o meno. Ok, e infatti se noi adesso ci spostiamo di là, cioè lato, ritorno alle slide, cioè come trovo, quindi se sono un utente che ha bisogno di cercare un'opera sotto licenza Creative Commons, ad esempio, facciamo un esempio concreto, vogliamo fare il video di questa conferenza, però vogliamo fare un montaggio un po' carino con una sigla e un sottofondo musicale, ci serve della musica che sia rilasciata liberamente, perché non è che posso prendere Ligabue e mettercelo sotto, perché poi quando vado a metterla su YouTube mi fa comparire il segnalino rosso con scritto Ciccio, questa cosa qua non la puoi caricare perché c'è della musica coperta, ok? E quindi dovremo andare a cercare della musica che è stata rilasciata con una licenza che consente questa attività. E anche qui cosa faccio? Vado sul motore di ricerca fatto da Creative Commons, che altro non è, vi faccio vedere, lo trovate qua, Search the Commons, non è altro che un motore di ricerca. Cioè, nel senso che cos'ha di diverso dagli altri motori di ricerca? Che ha questa spunta, vedete, questo filtro, I want something that I can use for commercial purposes, oppure I want something that I can modify, adapt or build upon, cioè voglio che mi dai qualcosa che possa essere usato a scopo commerciale e che possa essere modificato e possa essere utilizzato per fare opere derivate. Se io clicco qua e poi metto, non so, tipo di musica, inserisco delle parole chiave per cercare questo brano musicale, lui mi andrà a cercare solo la roba che ha questa caratteristica. Perché? Perché grazie a quello che vi ho detto prima, grazie ai metadati presenti nelle pagine. Adesso vi mostrerò l'arcano, che in realtà questa cosa qua la fa già Google, solo che Google
Il signor Google ci ha nascosto il tastino che c'era fino a qualche anno fa, ricerca avanzata, non so se ve lo ricordate. Sotto c'era ricerca avanzata, adesso dobbiamo andarcela a cercare noi. La ricerca avanzata di Google, che vi consiglio di usare sempre, cioè salvatevi, fatevi un bookmark qua in alto per arrivare a Google ricerca avanzata, perché è molto più performante del Google generico. Perché? Perché ci permette di calibrare la ricerca in modo super super chirurgico. Cioè posso scegliere di escludere alcune parole chiave, di ad esempio cercare solo sui siti in una lingua, voglio solo siti italiani, è inutile che mi va a cercare su tutto il mondo, perché tanto devo cercare un articolo su una storia locale, quindi, o su un autore solamente noto in ambito locale, quindi è ovvio che saranno solo siti italiani. Oppure mi permette di cercare su un singolo sito, su un singolo dominio, altra cosa che uso spesso, no? Che spesso i sistemi di ricerca dei siti sono fatti male, invece Google gli dici di cercare sotto quel dominio lì e lui ti trova la pagina. Ok, ma quello che volevo farvi vedere è esattamente l'ultimo dei filtri, che è questo qua, diritti di utilizzo. Vedete che sostanzialmente le opzioni, cioè se io non dico nulla, lui mi darà tutte le opzioni, ma se io inizio a indicare uno dei quattro, sostanzialmente vedete che corrisponde a quello che abbiamo visto prima, no? In Creative Commons. Cioè risultati utilizzabili e condivisibili liberamente, risultati utilizzabili e condivisibili liberamente anche a scopo commerciale e poi anche modificabili liberamente. Ok? Quindi questa roba qua la faceva già Google e lo fa anche con le immagini. Se voi andate su Google Immagini, andiamo sul Google normale, cerchiamo una bella foto, quindi Google normale, vedete che è sparito il tastino qua, c'era una volta ricerca avanzata. E cerchiamo, anzi, andiamo su immagini, Google Immagini, e cerchiamo una bella foto di mercatini di Natale Bolzano. Ah, che bello! Ok? No, perché ve lo faccio? Perché ve lo faccio come esempio. Io devo fare sono, che ne so, un bar e voglio fare una locandina di un evento legato ai mercatini di Natale. Cosa faccio? Vado su Google e prendo la prima che mi piace? Eh? E invece vi assicuro che il 90% fa così, però ecco, mi fa piacere che abbiate detto no. Ecco, non funziona che prendo la prima che mi piace, perché? Perché la prima che mi piace, che non so, è questa, per zoomare, per farvelo vedere, non lo vedete perché è scritto qua male. Le immagini potrebbero essere soggette a copyright, cioè Google te lo dice pure. Cioè, quindi non è che, e infatti, probabilmente se noi apriamo la pagina, visita, vai, si sarà sotto un bel copyright della, che ne so, dell'agenzia che ha fatto la foto, e qua sotto c'è sempre, cioè, ah, ma non c'è scritto nulla, non è vero che non c'è scritto nulla, perché se poi vado a credit, c'è credits, ci sono indicati, vedete, di chi sono i diritti, probabilmente azienda del soggiorno turismo di Bolzano, è il proprietario del sito e quindi anche delle foto, o quantomeno si è fatto dare una licenza dai fotografi che hanno fatto la foto, non mi interessa, però io non posso usarla solo perché è lì, ok? Invece, cosa potevo fare? Cercando, io ho cercato genericamente Bolzano Mercatini di Natale, c'è strumenti. Vedete che strumenti mi compaiono una serie di filtri, per cui dimensioni, colore della foto, tipo di foto, ora scattata, ma c'è anche i diritti di utilizzo. Quindi non devo neanche andare a cercarlo sulla ricerca avanzata, ce l'ho già qua sotto. E vedete che io comincio a dire, visto che sono un bar e devo fare un evento a scopo commerciale, devo utilizzare una foto che vada a finire su una locandina a scopo commerciale. E quindi deve essere libero di utilizzo con modifiche, perché probabilmente nella locandina io dovrò anche schiarirla, ritagliarla, farle qualcosa. E quindi questa è. Vedete che sono sparite quasi tutte quelle che mi piacevano? Lo so, ragazzi, la vita è difficile, però è così. Se non vi piacciono, l'alternativa è l'altra, eh. Prendo quella che mi piace, mando una bella email all'azienda turistica e gli dico posso usarla? Magari mi dicono di sì, eh. Cioè non vi voglio allarmare, cioè magari mi dicono prego, non c'è problema, utilizzala perché tanto sono foto che abbiamo fatto fare apposta per gli eventi, però dovete farlo, perché se no andate a finire come è finito un mio collega fotografo che si è trovato qua a Bolzano, a un certo punto su un autobus, una pubblicità era di un evento, non posso dire quale, molto importante qua a Bolzano, la foto, una sua foto scattata da lui, in formato 2 metri per uno. Sapete le pubblicità sugli autobus, no?
E lui ha detto: ma aspetta un attimo, dov'è che l'hanno trovata? Perché lui rilasciava le immagini su Wikimedia Commons. E quindi è un repository dove si pubblicano immagini e probabilmente l'agenzia che ha fatto quell'immagine, quella fotografia, ingenuamente pensava che, visto che era su Wikimedia Commons, fosse libera. E infatti era libera nel senso che c'era una licenza Creative Commons, quindi lui non si sarebbe nemmeno tanto indispettito del fatto che avesse usato la foto. Il problema è che non hanno citato l'autore, che era l'unica clausola che la licenza Creative Commons imponeva. Però ecco, per dirvi come faccio lì, abbiamo fatto una lettera di diffida e alla fine abbiamo ottenuto un simbolico risarcimento del danno, ma quello che il fotografo voleva più che altro era un comunicato di scuse dalla società che poi si è scoperto non essere neanche quella che organizzava l'evento, ma era l'agenzia che aveva in esclusiva alcuni ospiti, che aveva fornito le immagini. Però ecco, per dirvi che non c'è bisogno di andare tanto lontano, era un fotografo di Trento che ha scoperto questa cosa a Bolzano, venendo qui a Bolzano. Ok, io arrivo un attimo perché così. Era per dirvi che io in realtà ho finito, quindi adesso potete fare tutte le domande che volete, siamo in ritardo di soli 5 minuti, quindi siete stati anche bravi. Vi invito, se vi è piaciuta questa mia esposizione, a seguirmi sui social, soprattutto Twitter e Facebook, e poi vi terremo aggiornati sul video, no? Questo spero sia andato a buon fine. Grazie per il conforto. E niente, alla prossima, nel senso che. A disposizione, a domani ovviamente per chi vuole sottoporre, perché sicuramente adesso possiamo rispondere a qualche domanda, però se uno ha dei casi concreti, come ho già spiegato agli organizzatori, ovviamente c'è bisogno di quel minimo di tempo, abbiamo detto che gli slot sono di almeno mezz'ora, a volte mezz'ora è anche poca, però almeno ho il tempo di star seduto e guardare magari dai documenti e ragionarci con calma. Allora, per la consulenza vi rimando domani mattina, per dibattito culturale e curiosità siamo qua ancora adesso. Intanto grazie.